Ho avuto una rivelazione. Sì, signore. Ieri notte un gruppo di reclute si è unito ai nostri ranghi e ha prestato giuramento. Vengono da lontano, da est, ovest, sud e nord. E il loro arrivo qui, proprio adesso, non è una coincidenza. Portano notizia di altri campi, come quelli a sud, che abbiamo purificato. Campi pieni di degenerati, ladri, assassini e tossicomani. Essi sono una minaccia per tutti. Ogni giorno viviamo all'ombra della morte. Ma non possiamo imputare le tenebre alle orde di furiosi che ci circondano. Loro esistono per volontà di Dio. Loro incarnano il castigo di Dio. No, no. Non sono i furiosi a minacciare la nostra esistenza. Sono gli uomini come noi. E come Noè, prima di noi, abbiamo costruito un'arca per il genere umano. Così da salvarne il sapere e per poter rifondare la nostra civiltà al termine del diluvio. Ma in quest'era, al crepuscolo del mondo, Dio non ha innalzato gli oceani dai loro letti perché potessero trascinare via i dannati. Non ci sarà nessun dannato battesimo dell'acqua! No! Perché questa volta noi siamo il diluvio! Noi siamo gli araldi destinati a battezzare il mondo con il fuoco! Quest'oggi ha inizio una guerra santa contro i peccatori che hanno osato scatenare l'ira di Dio! Muoveremo verso nord per scovare i depravati e purificarli! O'Brien, sono St. John, rispondi. Ti dicevo. Spero tu sia pronto, perché ci siamo. Non si può più aspettare. Dammi le coordinate. Fatto. Aspetta, dove sei? Al centro di Crater Lake, nel campo di Wizard Island. Hai disattivato gli RPG? Merda, ancora no. Vado subito. Chiama quando hai fatto. O'Brien, chiudo. Fare gli RPG? Dove? Dove saranno? Ah, le torri. Sì, saranno sulle torri. Esatto, circolare. Colonnello, ma attaccare altri campi? Cazzo, è crudele. Portami da mangiare. E avanti, maledetto. Sì, certo. Ok, fatto. Devo tornare da Sara. Sara. Tenente Whittaker, mi ricevi? Diavolo. Resisti, arrivo. Non puoi montare la guardia o quello che è da fuori? Sono gli ordini. Devo tenerla sempre sott'occhio. Allora fanculo agli ordini. Ehi, badia come parla. Le cose stanno cambiando qui. E se prova a disobbedire... Controlla anche fuori. Tutto ok, siamo soli. Ok. Qual è il piano? Il piano è fare i bagagli. Andiamo. E come? Ci sono guardie ovunque. Ti fidi di me. O'Brien. Ci sono. Siamo diretti al cono. Abbiamo una sola chance. Ricevuto. O'Brien, chiudo. Chi è O'Brien? Dove andiamo? Non c'è tempo. Hai preso tutto. Non si torna indietro. Sono pronta. Andiamo. Stammi vicino e se vedi qualcuno. Ehi. Non so se hai letto il biglietto.
è O'Brien e come ci farà uscire? Te l'ho detto, ti ho trovata grazie a lui. Era il soldato della Nero presente la notte in cui ti ho messa sull'elicottero. Della Nero? Dai, ragazzi, merda, Weaver! No, 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 quella! La bombola! Bene. Soldato! Mi stai ascoltando? Concentrati sul lavoro! Quella bombola! Quella lì! Ok, vai, vai! Su! Fregate di non farla cadere! Oddio, ci lascia andare! Weaver ci lascia andare! Merda! Altre guardie! Ok, aspetta qui. Ehi, forza! Aggiriamoli! Ok! O'Brien, il tizio sull'elicottero della Nero, vieni qui. Sì, ascolta, è una lunga storia, ti racconterò tutto più tardi. Volano ancora? Cavolo, dicono, allora hanno risorse, laboratori, equipaggiamento. Certo, sicuramente è così. Senti, puoi chiederlo a O'Brien quando lo vedrai. Un'altra guardia! Un attimo, lo distraggo io. Sta attenta. Soldato! Che stai facendo? Mi spiace, signora, questa zona è interdetta. Come osi controbattere a un ufficio? Cosa? Dei cosa? Ottimo lavoro. Un'altra guardia. Provo a farlo spostare. Sta attenta. Ben fatto. Forza, ci siamo quasi. Ho voglia di rivedere Boozer. Quindi vuoi venire con me a Lost Lake? Credevo fossimo diretti alla Cloverdale. Sì, certo. Intendevo che ho voglia di vederlo, è come un fratello maggiore. È difficile legare al giorno d'oggi. Aspetta, lo distraggo io. Soldato, qui per favore. Signora, qui è vietato. Dubiti di me, soldato? Ho sentito qualcosa. Vedi che... cosa? Bravo. Sì, anche tu. Vedo la luce del sole. Dai, siamo quasi fuori. Sì, ok, ci siamo. Siamo al cono. È fatta. Perché non c'è? Dov'è O'Brien? Arriva subito, vedrai. Ora dobbiamo... Oh, merda. Signori, questa è la sommità del cono. Da qui si gode una vista mozzafiato. Oh, tenente. Ho pensato di mostrare l'isola a questo gruppo di nuove reclute. Stiamo per scendere all'arca. Perché non viene con noi? Signori, vi presento il tenente Whittaker. Dirige una squadra di ricerca che tenta di produrre veleni efficaci contro i nemici. Traditore! Aspetta, no! Stai dietro! Quelle parlavo. Mi conosci, è stato Matt. Elon Mike, il capo di Lost Lake, a mandarlo. Ah, no, non è vero. Non ho mai visto questo stronzo in tutta la Deve mia vita. Deve fidarsi di me, colonnello. Basta! Va avanti. Sto ascoltando. Le assicuro che lui è una spia. Matt, è fuori di testa e poi non lo conosci neanche. No, si è inventato dal nulla. Eppure da quale ministro di campo sarei stato mandato? È questo che lei pensa, che come si chiama? È tutto vero. Gli faccia scoprire la schiena. Cosa? Facci vedere. Basta, silenzio! Non lo ripeterò. Ora scopriremo la verità su questa faccenda. Non dirai falsa testimonianza contro il prossimo tuo. Capitano Curi, era l'ottavo o il nono comandamento? Non ricordo esattamente. Dimmi cosa hai visto e non mentirmi, ragazzo. Lo scoprirei. Al campo di Lost Lake ha assalito una donna. Che cazzo! Caporale!
Lui era a torso nudo e gli ho visto un tatuaggio. Ce l'ha sulla schiena. È tipo un disegno satanico. Una specie di cane, un cane morto che spezza una catena usando le zanne. L'ho strappato da lei. Ma era ubriaco, sembrava un demonio. Chissà che avrebbe fatto. Deve crederci. Io non ho ucciso nessuno, la verità è che... Faccia scoprire la schiena e vedremo chi è il bugiardo. Mi dispiace, colonnello, è una vera follia. Voltalo. Porti indosso l'effigie di Cerbero, guardiano dell'Ade. Appropriato per un uomo emerso dall'inferno della criminalità. Ma tu non sei Cerbero, non è vero? Di con St. John. Non deve credere. Ti nascondi dietro nomi angelici. Io non ho ucciso nessuno, la verità è che... E che quel bastardo è stato cacciato dal campo, mi ascolto! E invece tu, tenente? Che strano che tu fossi con il randagio quando è arrivato l'elicottero della Nero. Non capisco di cosa parli, colonnello. Eri in un campo della Nero invaso dai mostri. Da quanto tempo ci stai spiando? Da quanto? Matt, te lo giuro, ti giuro. Altre bugie! Dai randagi posso aspettarmelo. Perché il tradimento è nella loro stessa natura! Ma un ufficiale... Oh, colonnello! Sono stato io! Oh, sono io! Colonnello, sono io che ho mentito. Ho una radio in tasca, può guardare lei stesso. Li ho chiamati io. E poi ho mentito. Ho mentito al tenente. Gli ho detto che mi serviva aiuto per controllare un carico. Ma in realtà pensavo di prenderla in ostaggio. Dico St. John, randaggio. Mi ricevi? Qui è la Nero. Randaggio, sono O'Brien. Mi dispiace. Il caporale St. John non è disponibile. Come? Chi parla? A volte la ricerca della verità esige il sangue di vittime innocenti. Mi dispiace, mia cara. Libera il soldato Sarkozy, giusto? Sì. E tu, Curi, chiudi in cella questo randagio. Domani alle 7:00 sarà sottoposto a processo e sarà impiccato. Tenente, chiudiamola qui. Il lavoro ci attende. Vieni. Voglio saperne di più su questo Lost Lake. Sì, signore, mi chieda pure. Tenente! Prego. In piedi. Forza. Bene. Allora sei sveglio. Reagisci anche. L'incubo non ti ha spezzato. Ok. Perché? Il tatuaggio. Un cane morto con una catena. Non è molto comune. Sai, ho fatto qualche ricerca che ti riguarda. Non so. Volevo chiarezza. L'abbiamo requisito al tenente al suo arrivo al campo. E scommetto che è tuo. Sì, è mio. E tua moglie non era, Beth? No, non lo era. Hai vagato mesi e mesi per trovarla? Sì. Mi hai chiesto perché. Molto semplice. Penso che chi passa le pene dell'inferno per trovare la sua signora
non merita di finire appeso a una corda. Aspetta, aspetta un attimo. Volete aiutarmi? Ma rischiate tutti di finire alla forca. Ormai è deciso. Il colonnello ha perso la testa. Guerra santa, genocidio, è pura follia. Ok, allora qual è il piano? Andiamo a est. Sì, per arrivare a Rino. Unisciti a noi. No. Non puoi tornare indietro, ti no, spareranno a vista. No, non posso andarmene senza di lei. Ah, e devo avvertire Iron Mike e gli altri. È troppo tardi per questo. Perché? Stanotte hanno ripulito il passo di Santiam. Cosa? Un convoglio è partito all'alba, diretto a nord. Oh, merda. Sicuro che non vuoi venire? Sì, sono sicuro. Buona fortuna, dico al St. John. Ehi, Curi. La sera del giuramento ho detto al colonnello che odiavo la vita militare, ma forse non sarebbe andata così male se fossi stato agli ordini di un uomo come te. Sai, forse non è il